Nardò si è reso pericoloso anche con una, si era reso pericoloso in precedenza con una conclusione. Nardò e Sorrento proprio in questo momento fanno il loro ingresso in campo agli ordini del signor Pasculli di Como. Inizia la volata finale di questo campionato di Serie D, una volata finale che si preannuncia avvincente, ovviamente anche carica di tensioni per una squadra come il Nardò che è alla ricerca della salvezza. Dopo la sconfitta con il Brindisi sembrava un obiettivo ormai definitivamente compromesso, invece il successo in trasferta sul campo della Marignanese, poi il pareggio di mercoledì scorso sul campo del San Giorgio consentono al Nardò ancora di inseguire la salvezza diretta, a patto ovviamente di vincere quest'oggi per poi vedere i risultati delle dirette concorrenti e cercare un po' di capire quanti punti servirebbero per mentre in questo istante l'arbitro ha dato il fischio d'inizio. Trinchera avanza, Trinchera, la sua conclusione si allunga sulla sua sinistra, il portiere del Sorbo e devia in calcio d'angolo per Puntoriere che dà Cristaldi, Cristaldi mette in mezzo il sinistro e Puntoriere, c'è il gol, Nardò subito in vantaggio al decimo minuto a coronamento di un ottimo inizio di gara. Questo dialogo tra Cristaldi e Puntoriere, pallone che filtra per Caracciolo e poi serve Puntoriere, la girata di Puntoriere col pallone che sorvola la traversa. Siamo a più di 30 metri, ma comunque tenta lo stesso la conclusione direttamente in porta tedesca, la Monica, e tenta la conclusione, nessun problema per lo vecchio tedesco, mette in aria con i pugni in anticipo su Petito, Cancelli riesce a mettere il pallone in aria, poi il pallone svirgolato, si gira Puntoriere, l'accelerazione avversaria e poi giunge il fischio del direttore di gara che sancisce dunque la conclusione di questo primo tempo. 20 minuti di monologo del Nardò, in quei 20 minuti è giunto anche il gol di Puntoriere al decimo su servizio di Cristaldi. Il secondo tempo di Nardò Sorrento. Parte il traversone di Mancarella, l'uscita del Sorbo e poi Masetti prova la deviazione verso la porta. Traversone di Mancarella, il colpo di testa e c'è il raddoppio del Nardò. Ancora una volta Puntoriere, 2-0. Il Nardò raddoppia al dodicesimo sugli sviluppi dell'ottavo tiro dalla bandierina. Intanto c'è Trinchera e va alla conclusione dai 25 metri. Cancelli, limite dell'area, il servizio per Cristaldi e c'è il 3-0 dell'attaccante argentino. Anche lui ora in doppia cifra. È stato Cancelli, dopo aver recuperato un pallone, ad essersi proposto in avanti, a smistare sulla destra per Cristaldi che ha fatto partire un tiro in diagonale che si è insaccato. Cristaldi converge al centro per Mancarella ed è il 4-0, il destro di Mancarella sul servizio di Cristaldi, tuffo vano sulla sua sinistra da parte di Del Sorbo col pallone che si è infilato a fil di palo e dunque al 29esimo della ripresa fa poker il Nardò. E ora giunge il triplice fischio, il Nardò dunque sfata il tabù interno e torna al successo casalingo dopo 4 mesi e mezzo dei propri tifosi organizzati. Chiudiamo qui dunque questo collegamento, sembra un Nardò in gran salute. Una tappa importante, una tappa fondamentale, come dicevamo, sarà quella di domenica prossima a Fasano, poi il campionato si chiuderà, almeno la stagione regolare si chiuderà tra 15 giorni, domenica 22 maggio.